Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, dedicata alle retro riviste di informatica. Questa è Commodore Magazine, una rivista di informatica americana del settembre 1987, costava $2,95. Andremo a vedere tre numeri di Commodore Magazine. Incominceremo con quello del settembre 1987, dove praticamente svetta in prima pagina un bel Amiga 500 con il suo relativo monitor. Cosa parlavano Commodore Magazine nel settembre 1987? Che cosa è andato storto nell'evoluzione computer? Niente! Un po' di recensioni di software, Iridium, Star Glider, Sonics e altro, e un po' di programmi per Commodore 64, Commodore 128 ed Amiga. Andiamo a vedere questa rivista di cosa era composta. Pubblicità. Dunque, vediamo un po', 128 pagine, quindi neanche troppo lunga. Che cosa c'era? Dunque, caratteristiche, un po' di musica, avventure, storie della copertina, diciamo un articolone su cosa è andato storto nell'evoluzione dei computer, a guardare diciamo dall'evoluzione dagli 8 bit fino ad oggi. Poi un pochino diciamo mescolata storia del computer e un po' di retro computer. Poi abbiamo lettere, notizie, trucchetti, recensioni di software, strada delle avventure, un po' di telecomunicazioni, dati tecnici, diciamo spazio del computer tutor per quanto riguarda diciamo espertoni, GFI 64, diciamo uno spazio dedicato agli utenti del Commodore 64, del Commodore 128, una serie di aggiornamenti per l'Amiga e poi diciamo altre riviste stabili. Andiamo a scorrerci la rivista. Spazio delle lettere, pubblicità, ecco tutto dedicato al Commodore Amiga, Amiga 500 e Amiga 2000, rivista americana. Poi abbiamo un po' di questi, probabilmente Commodore PC 10, un bussolo in meno, in che condizioni era, questo lì è veramente orrendo, proprio orrendo. Era meglio se lo giravano da una parte facendo diventare un tower e si appare una valigia, vabbè. Allora, utilizzi per pubblicità, sempre informazioni sul Commodore, pubblicità, trucchi e trucchetti, qui abbiamo listati trucchi e trucchetti da utilizzare. Tema la pubblicità, Iridium, questa è una recensione di un gioco probabilmente, a giudicare dalla copertina si direbbe un gioco per Commodore 64, va bene. Andiamo oltre, pubblicità, era particolarmente molto letta. Altro gioco, computer questo per Commodore 64, Artworks Games, Star Glider, anche questo per Commodore 64, un altro, questo diciamo veniva dato sul disco, costava $39,95, nemmeno poco. Poi abbiamo pubblicità, va bene, vediamo un po'. Sonics, questo è per Amiga, probabilmente direi un programma di musica. SVL, Commodore 64, questo era sicuramente un software per traslare in codice Morse e in codice radio, diciamo quello che si andava a trascrivere in linguaggio. Bello. Poi abbiamo macchina finanziaria, macchina del tempo finanziaria, questo per Commodore 64, probabilmente qualcosa di finanziario, di matematica finanziaria. Best Business Management System, questo invece è per Amiga, probabilmente direi che è nato, probabilmente è un database. Poi Bureaucracy, Commodore 128, questo non ho idea di che cosa sia, comunque c'è la recensione, però se voi siete interessati per scaricare il link di altre riviste lo trovate in descrizione. Personal Potential Series, questo per Commodore 64, Fleet System per Commodore 128, Moon World Processor, questo probabilmente, e poi vediamo un po'. Recensioni, musica con il mouse a portata di mouse, Risk Free è un'avventura d'azione, qui viene spiegata tutti i trucchetti e trucchetti per il Commodore 64, 7 Quest for the Price of One,
una nuova opinione sulle esplorazioni del mondo fantasy, chiamate diciamo avventure. Inside Q-Link, esplorare diciamo il Q-Link, un programma di telecomunicazioni scritto da Bob Walker, questo probabilmente era per le BBS, per Amiga. Connect, un altro programma di comunicazione, e si dava un po' di recensioni di libri, connessioni, perché in America i telefonati costavano di meno e di conseguenza all'epoca si incominciò, poteva a parlare un po' di BBS, di quello che poi successivamente verrà trasformato in internet, che però internet verrà dall'università. Print Lab, un computer per Commodore 128 e 64 per stampare un utility. C'erano anche listati, programma di MIDI, ma la rivista densamente popolata di un po' di tutto. Un tutorial per quanto riguarda il C con un po' di programmazione. Envelope Master per il Commodore 64 e 128, questo per scrivere le etichette. Teletype Message, questo è praticamente per Commodore 64 e 128. Random Walk, questo è un giochino. Word Search Creator, questo praticamente crea per Commodore 64 una serie di programmi, penso per la creazione di frasi o qualcosa del genere. World Maker, un altro programma per Commodore 64. Commodore 64, i compressori venivano dati e forniti con delle utility per recuperare spazio. La emulazione del 128, si esplora il Commodore 128 in modalità nativa, e qui si erano spiegate un po', snocciolate un po' di Commodore 128 con dei programmi, armonizzatore di voci per fare musica, anche negli stati. Amiga, software di pubblico dominio, qui veniva elencato tutta una serie di utility per riferire questi programmi di pubblico dominio per Amiga. Ok, vediamo un po', c'erano poche immagini e tanti listati, evidentemente era letto. Qui gruppi di discussione, qui piano sempre continua il listato, trucchi e trucchetti a tutto spiano, e poi mi sa che fra pochino siamo arrivati. Ok, passiamo al prossimo numero. Commodore Magazine, questo è del marzo 1988. Costava sempre $2.95. Di cosa parlavano gli amici americani del Commodore Magazine? Parlavano di Word Processor per Amiga, poi un po' di software, recensioni software per Commodore 64 e 128 e altri programmi per Commodore 64 e 128. E qui svetta un Amiga 500 con un relativo kit software. Andiamo a vederci questa rivista che è di circa 132 pagine. Ok, pubblicità, e qui abbiamo finalmente l'indice, quindi Commodore Magazine, caratteristiche, spazio, cover story, come si fa a scrivere, cover foto, cast, diciamo domande per le avventure, spazio, diciamo rubriche per quanto riguarda lettere, notizie, trucchi e trucchetti, spazio, ampio spazio per Commodore 64 e 128 in recensione, ampissimo spazio software per l'Amiga, Amiga Hardware, recensione, avventure, telecomunicazioni, giochi, programmare giochi, e questi sono una serie poi di articoli diciamo più di tipo concettuale, trucchetti tecnici, solo spazio dedicato agli utenti 128, lettere, computer tutor all'espertone di turno, aggiornamenti per Amiga e poi altri programmi per quanto riguarda diciamo sempre la rivista. Andiamo a vedere, qui andiamo sullo spazio con i lettori, con lettere, pubblicità, qui abbiamo le notizie per cosa era possibile comprarci praticamente sul Amiga e Commodore, questa è una rivista interamente dedicata a Commodore, tips e i trucchetti di scritti da Sanders, e qui una serie di informazioni su cosa fare o cosa non fare. Ricordatevi sempre che se volete andare a scaricare altri link di questa rivista, il link lo trovate in descrizione. Qui abbiamo Paperboy per Commodore 64, un'intera recensione, poi abbiamo Maniac Mansion, anche questo per Commodore 64, un'avventura, ma questo ce l'avevo anche su Commodore 2,
su Apple 2. Northern Bert couldn't make head or tail of it. Questo invece è per Commodore 64. Boh, che titolo parecchio un casinato. Comunque, praticamente, questo dovrebbe essere, cos'è, un Cambridge. Invece di dire cose, diciamo, un tentativo, praticamente penso sia un tentativo di sintetizzatore vocale dalle voci, ma comunque non so, dovrei andare a leggermi l'articolo, che non mi interessa nemmeno più di tanto. Video Title Shop, questo è un altro programma per Commodore 64. Accidenti, sono rimasto sorpreso, nonostante ci fosse lo grande spazio Amiga, ancora il Commodore 64 veniva tenuto in grande Mickey, un altro per Commodore 64, in grande considerazione. D'altronde ce n'erano tanti di Commodore 64, parecchi milioni, fu il computer più venduto nel mondo, e quindi si spiega questo grande spazio. Questo è un altro Bank Street School Filler, questo penso sia, non ho neanche più pallida idea, sembrerebbe un programma finestrato per quanto riguarda un il processo per le etichette, credo, oppure un programma di contabilità per tenere il conto corrente, penso più il secondo, più questo che altro. Word Perfect, questo dice già tutta la parola, questo era per Amiga, era un word processor. Videoscape 3D, anche questo è per Amiga, un videogioco, lo si capisce al volo dalle immagini. Test Drive, questo è favoloso, notissimo, Test Drive, videogioco della Accolade per Amiga, veramente eccezionale, divertentissimo. Terror Pods, anche questo per Amiga. Garrison, un altro, questa è un'avventura. Micron 2 mega di espansione di memoria, vado un po' di baioccolo grosso, sì, questa era da ficcare probabilmente per un Amiga 1000, che era chius fatte, Amiga 1000, Amiga 2000 o anche Amiga 500. Ora, una cosa strana che c'è da dire sugli Amiga, tutti motorizzati dal Motorola 68000. Ora, il Motorola 68000 linearmente avrebbe potuto andare benissimo ad indirizzare linearmente da solo senza problemi 2 mega, sarebbe stato sufficiente fare una scheda madre con degli zoccolini vuoti a cui aggiungerci praticamente i vari chip per aggiungere i 2 mega, oppure semplicemente uno slot in cui inserire un'espansione. Invece, per qualche strano e misterioso motivo, praticamente alla Commodore non prevedevano andarono a segare tutta la piattaforma Amiga ficcandoci soltanto un mega di memoria, veramente una cosa orrenda. Solamente l'Amiga 2000 mi sembra che ci avesse, se non mi ricordo male, 2 mega, ma comunque era una cosa orrenda, una cosa, non si capisce perché alla Commodore sono sempre stati di braccino super corto per quanto riguarda la memoria, la possibilità di espansione senza tecniche di bank switching. Il Motorola 68000 poteva indirizzare linearmente 2 mega, quindi era sufficiente praticamente metterci i zoccolini vuoti oppure uno slot in cui ficcarci praticamente espansioni da 1,5 mega, che poteva fare la Commodore, oppure lasciar fare e metterci 512k. Non si capisce questa cosa, come sono sempre stati praticamente alla Commodore di braccino molto corto. Un po' di informazioni sulle avventure. Inside Cooling, questo è spazio telecomunicazioni, qui abbiamo giochi e programmi sempre per Commodore 64 con degli stati, addirittura vengono ancora dati gli stati, stranissima questa cosa, invece di dare, diciamo, l'acquisto di un dischetto o di una cassetta, ancora venivano dati gli stati, roba del cucco. Vabbè, eppure si vede funzionava così, piaceva così ai lettori. Qui abbiamo l'Amiga 500, però venivano date anche i listati praticamente per Commodore 128 e 64. Qui abbiamo Amiga Video, che è spazio, un programma di Amiga Video, desktop, quindi di audio video. Qui è un nuovo spazio per le avventure, su come fare, come risolvere e quant'altro. Ok, ancora codice, qui telecomunicazioni. Un software per le tasse per il Commodore 128 con il relativo listato. Accidenti, boh, guarda, è proprio delistato. Accidenti,
qui veniva spiegato il tutto sul 128 mod con altri listati, matematica, art form basic 7.0, questo è probabilmente un programmino per la costruzione di frattali, suppongo. Qui spazio lettere per il Commodore 64, in cui venivano date risposte ai programmi e trucchetti ed utility. Amiga, software di pubblico dominio, a chi rivolgersi e cosa trovare come programmi. Qui c'è uno spazio Amiga Basic Tutorial che veniva spiegato, l'Amiga Basic. Qui abbiamo sempre che continua l'articolo sul WordPerfect e altri pezzi, Amiga Software Review e altre recensioni, perché venivano spezzati sì, evidentemente con altri articoli. Quindi la seconda parte veniva una, se lo doveva andare a cercare da un'altra parte. È impaginato un po' in modo un po' strano questa rivista. Iniziava l'articolo, poi dopo se lo vuoi finire l'articolo dovevi andare a trovare in fondo, e che poi seguivano altri articoli e pubblicità, ma una visione particolare però. Altri listati, trucchi e trucchetti. Ok, andiamo a vedere l'ultimo numero. Aprile 1989, ultimo numero estratto a caso di Commodore Magazine. Se volete altri numeri di Commodore Magazine, la rivista americana, il link lo trovate in descrizione. Di cosa parlavano? Parlavano di Tikkanit, The West, la scommessa del secolo, un po' di software review sempre per Commodore 64 e Commodore Amiga, un po' di programmi e andiamo oltre. In campeggio un bel monitor 1084 della Commodore in copertina. Andiamo a vedere pubblicità. Oh, eccoci qua, questo è l'indice Commodore Magazine, sempre le solite cose, recensioni per Commodore 64 e Commodore 128 per quanto riguarda i programmi, spazio lettere, trucchi e trucchetti, progetti e quant'altro, spazio avventure, programmazione, aggiornamenti Amiga, software, recensioni per software Amiga, la storia della copertina, Titanic, la scommessa del secolo, forse probabilmente era l'epoca in cui praticamente c'erano andati sottomarini per andare a fare i filmati del relitto del Titanic, vedremo un po', oppure una ricostruzione 3D, vedremo. Guerra, questa probabilmente forse penso sia un gioco di guerra, e poi altri genere, spazio per i giochi dei pirati, andiamo un po', spazio delle lettere, poi Airborne Ranger, questo è un gioco sicuramente di sparatutto, pubblicità, ancora lettere, costava $129 un Commodore 64C, quindi tra 2000 lire circa 250.000 lire più o meno più IVA, quindi costava relativamente molto poco, mentre il Commodore 128 di 439, che praticamente moltiplicato per 2 era circa 800.000 lire più IVA, ecco perché per la gente continuava a comprare il Commodore 64. Ci ho fatto anche un podcast sul perché il Commodore 64 fu un successo mentre il Commodore 128 di invece fu un flop commerciale, il link lo trovate in descrizione. Altre notizie sull'Amiga, Amiga 500, pubblicità, giochi, trucchi e trucchetti, e quindi veniva spiegato altri articoli, e poi abbiamo giochi, che abbiamo un gioco per Commodore D-Box per Commodore 64, poi il Summer Games Edition Commodore 64, questo ce l'ha su Apple 2 Deluxe, un grandissimo videogioco, divertentissimo. Super Ride, un altro programma per Commodore 64. Kid Nicky, una specie di Super Mario, qualcosa del genere, anche questo per Commodore 64. Arcade Game Construction Circuit per Commodore 64, un programmino che aspirerebbe a costruire videogiochi. Rich for the Stage, terza edizione, questo invece era per Amiga. Poi Birds and Bee per Amiga, Celli ed Api per Amiga, e poi abbiamo Menas, anche questo un videogioco classico per Amiga, molto noto. Offshore Warrior, anche qui un altro videogioco per Amiga, di barche. Battleship, questa è battaglia navale un po' in soggettiva Amiga, quindi un po' in sparatutto di battaglie navali. Pubblicità, Frame Grabber, questo è un programma per Amiga che andava sicuramente a digitalizzare. Quest for Clue, questo è sicuramente un'avventura, qualcosa del genere. Voice Controller, Joystick,
qui si andava a parlare se era possibile controllare il joystick con comandi vocali, un progettino che veniva proposto. L'ultima utility, un'altra qui, un articolo diciamo per quanto riguarda a questo è praticamente il spazio per il Titanic, eccolo qui, tutta mia, diciamo, tutta la scommessa, diciamo, andare a fotografare il Titanic con le varie praticamente sottomarini e sonde e droni sottomarini. Guerra per Dio, questo videogioco sicuramente un videogioco di guerra, un'avventura, vedremo un po'. Questo è un'altra, i pirati generosi, questa avventura o videogioco. Un altro programma, questo invece è Pumping Geos, questo Mr. Calc, questo è sicuramente uno spreadsheet. The Winds of Change, vediamo un po'. When is a sequel, not a sequel, qui si spiega praticamente come costruire quando si giocano giochi, come fare un gioco per fare un sequel. Computer e riconoscimento vocale, qui si cominciava a introdurre la cosa, come fare o come non fare. Un videogioco per Commodore 64 con il relativo listato, ancora mi hanno dato gli stati, accidenti. Cliffhanger, un videogioco per Commodore 64, altri listati. Sort of Standard, questo è un aggiornamento informazioni per Amiga, Amiga software di pubblico dominio, dove reperirlo, cosa rintracciare, a cosa serviva vari programmi. Titanic, qui continua praticamente l'articolo del Titanic che mi ha stato spezzato. Anche altre parti delle rubriste continuano successivamente, perché qui questa rivista veniva impaginata in modo un po' strano. All'inizio c'erano l'articolo, poi l'articolo veniva interrotto, se devo rifinire l'articolo dovevi andare alla pagina che la trovavi verso il fondo, perché sennò c'erano altri articoli a seguire. Una cosa un po' strana, forse gli utenti non erano abituati a leggere, gli utenti americani non erano abituati a leggere, ne leggevano mezzo articolo e poi si stufavano. E qui abbiamo un altro listato che veniva dato, anche perché sennò non si spiega perché un articolo veniva spezzato in due in questo modo, se non il fatto che i lettori americani non avevano tanta voglia di leggere. Ok, comunque, se voi siete interessati a scaricare altre riviste di Commodore Magazine, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un salutone, ciao!